Ciao, vediamo come scalare correttamente un oggetto vettoriale con Adobe Illustrator, quindi come trasformarlo, ridimensionarlo in eccesso o in difetto nel modo corretto mantenendo ben visibili tutti i dettagli, sia se l'oggetto è grande sia se l'oggetto è piccolo. Quindi sostanzialmente dovremo andare a fare in modo che ridimensionando questo oggetto in grandezza, quindi ridimensionandolo, non otteniamo questo effetto, cioè ci rendiamo conto che quello che era il colore di riempimento dell'oggetto non è più visibile perché è sovrascritto sostanzialmente dal colore della traccia, questo celestino. Vediamo quindi come poter agire in questo senso. Ovviamente per ridimensionare l'oggetto io sono andato a digitare la scorciatoia da tastiera Shift più click del mouse e l'ho ridimensionato in proporzione. Per fare in modo che i dettagli siano ben visibili in qualunque dimensione noi andiamo a ridimensionare l'oggetto vettoriale, dobbiamo assicurarci che il ridimensionamento abbia effetto su tutti i dettagli che formano l'oggetto, quindi sulla traccia, sugli angoli, sul riempimento. Come possiamo fare in modo di bloccare e quindi di preservare queste componenti prima di ridimensionare un oggetto mantenendone i dettagli al 100%? Ci viene incontro un pannello dedicato di Illustrator che è il pannello Trasforma. Se andiamo sul menu Finestra Trasforma, vedremo questo pannellino dove nella parte superiore chiaramente possiamo vedere tutte le coordinate X e Y che indicano la posizione dell'oggetto nell'area di lavoro, la larghezza in millimetri o nella unità di misura che abbiamo impostato, in questo caso di default ci viene in millimetri, larghezza e altezza, la possibilità eventualmente di applicare una rotazione inserendo qui in questo campo il valore relativo oppure un'inclinazione all'oggetto. Se avessimo una forma per esempio costruita a mano come vedremo tra poco, vedremo la possibilità di parametrare altri campi che compaiono in questa sezione. Andiamo quindi a flaggare l'opzione adatta angoli e ridimensiona tratti ed effetti. Tratti vale a dire il bordo traccia, effetti se noi applicassimo degli effetti di stile, potrebbe essere ad esempio l'ombreggiatura, in questo caso anche questa non subirebbe nessun effetto di trasformazione nel momento del ridimensionamento. Ora che abbiamo flaggato questi due parametri, torniamo a digitare la scorciatoia da tastiera Shift più click del mouse. E voilà, l'oggetto è stato ridimensionato in modo proporzionale, la traccia è perfettamente ben visibile rispetto alla dimensione ottenuta, così come anche il colore di riempimento. Se faccio uno zoom, infatti, è identica negli effetti e nei tratti alla stessa figura prima di essere ridimensionata. Facciamo un esempio invece con una forma costruita a mano. Vado a selezionare lo strumento ellisse, anche qui con la scorciatoia della tastiera Shift più click del mouse vado a creare un cerchio proporzionale, dopodiché gli vado a dare una traccia per esempio di colore giallo e da pannellino dinamico accanto al valore traccia vado ad aumentare lo spessore della traccia, magari di 9 punti. Come vedete nel pannellino trasforma si sono attivate altre voci, che sono le voci relative alla proprietà dell'ellisse, cioè alla proprietà del cerchio. E sono sostanzialmente queste che riguardano la larghezza, ovviamente quindi il diametro, la possibilità di vincolare le proporzioni di ridimensionamento attivando la catenella, l'altezza chiaramente. Se io infatti vado a bloccare la catenella e ad aumentare questo valore della larghezza, automaticamente aumenta anche l'altezza in modo proporzionale. Ovviamente anche qui ho la possibilità di andare a modificare l'angolo dell'ellisse, chiaramente una rotazione che non ha un effetto visibile concreto proprio perché si tratta di un cerchio, e qui posso invece andare a modificare eventualmente questi campi simpatici che mi permettono di andare a segmentare il cerchio ricavandone una sorta di torta, ideale se dobbiamo disegnare dei grafici statistici ad esempio, oppure posso andare ad aumentare o diminuire l'angolo della finale della torta, quindi per finale del grafico a torta. Comunque ogni iconcina accanto al valore preposto ha la sua didascalia. Se passiamo il mouse ci rendiamo conto come promemoria di che cosa si tratta. Infine nella parte bassa possiamo sempre invertire i parametri che abbiamo appena aggiunto in questa sezione cliccando su questa iconcina. Anche qui, avendo cliccato, quindi avendo flaggato adatta angoli e ridimensiona tratti ed effetti, torniamo con la scorciatoia da tastiera Shift più click del mouse, andiamo a ridimensionare la nostra figura e voilà, lo spessore della traccia non ha subito cambiamenti, il riempimento è rimasto identico, in proporzione ovviamente rispetto alla figura di partenza. Facciamo uno zoom e vediamo che non ci sono assolutamente cambiamenti. Un modo per poter evitare e bypassare questo tipo di modifiche potrebbe essere quello di andare a tracciare, quindi espandere sia il riempimento che colore di traccia di una qualsiasi forma o che abbiamo disegnato manualmente noi o che abbiamo importato all'interno dell'area di lavoro, selezionando la figura proposta, spostandoci sul menu oggetto, cliccando su espandi, flaggando ovviamente le voci
veloci riempimento e tracce e poi cliccare su OK. A questo punto, se con la scorciatoia della tastiera Shift più click del mouse andiamo a ridimensionare la nostra figura, anche qui non vedremo nessun cambiamento, anzi vedremo che il ridimensionamento in difetto è assolutamente in linea e quindi proporzionale rispetto alla figura di partenza. Infatti lo spessore della traccia non va a sovrascrivere il colore di riempimento, ma resta appunto nella sua area il bordo. Chiaramente se andiamo a espandere la traccia, in questo caso non abbiamo più la possibilità di andare a modificare singolarmente il colore di traccia e il colore di riempimento, perché l'oggetto diventa un unico oggetto costituito da tracciati. Se invece vogliamo mantenere la modifica sia della traccia che del riempimento e ridimensionare la figura mantenendo entrambi i componenti attivi e distinti, non dobbiamo espandere l'oggetto, ma dobbiamo solo andare a flaggare le voci ad angoli e ridimensionare tratti ed effetti. Ecco qui un altro oggetto vettoriale con il suo colore di riempimento e il suo colore della traccia, lo vediamo dal finale della palette degli strumenti. Possiamo andare a ridimensionare il nostro oggetto anche attraverso lo strumento di dimensione che si trova nella palette degli strumenti, qui in questa sezione più o meno a metà percorso, facendo un doppio clic e assicurandoci anche qui di andare a flaggare eventualmente le voci ridimensionate tratti ed effetti adatte angoli. Accanto alla voce uniforme possiamo andare ad esempio ad aggiungere un valore. Se attiviamo la modalità anteprima vedremo come in modalità live l'oggetto ha mantenuto le sue caratteristiche, proprio perché anche qui attraverso il pannello di dimensione abbiamo potuto flaggare, conservare e proteggere i tratti e gli effetti. Clicchiamo su OK. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6